chi? È stata affidata. Sono praticamente tre foto con tre diverse maglie, anche se le maglie sono state, cioè le stagioni sono quattro, però. Hai visto? È Trino. Questo. Sì, no. Per quello sì, sono, sarebbero 33, qualco virgola, virgola, zero. Sì, assolutamente, no, infatti è stato un traguardo felicemente raggiunto e molto emozionante anche oggi la premiazione, perché comunque devo tanto a questa città, a questi tifosi, a questa squadra, a questa società, a tutto, no? Perché comunque questo è il quarto anno, 100 presenze è vero, ma comunque si contano anche gli anni, no? E quindi sono cresciuto, io ne ho 25 quasi, e di conseguenza sono cresciuto qua a Cosenza, dove mi ha dato una grossa possibilità e dove me la sta dando tuttora, quindi è molto emozionante, sono felice di aver raggiunto questo piccolo traguardo che mi rende onore. Già 25 anni io direi, più che altro. Sì, infatti, no, beh, la mia fede è blucerchiata, però il colore della maglia poi quando la vesti, la indossi, non ha più, non c'entra più niente, dai. Sì, non mi ha capito tanto tempo. Vedrò che devo fare, dai, non sarebbe mica male. Confermarsi ancora non sarebbe male, no. Senti, parliamo anche della partita. Certo. Invece la vittoria è stata dopo un mese, cioè, dal 18 novembre non c'è niente. È vero, è verissimo. Finalmente ci siamo riusciti a tornare al successo, che era importantissimo, sia a livello di punti che a livello mentale, per un po' per tutto, dai. Però è arrivata dopo un po' di amarezze, direi, perché comunque magari alcune volte la prestazione c'era stata, la squadra aveva risposto bene, però non erano arrivati i risultati. Quest'oggi abbiamo cercato di non farcela portare via, dai, perché come è successo altre volte siamo tornati a casa con l'amaro in bocca, oppure siamo entrati negli spogliatoi rammaricati per quanto fosse successo durante le altre gare. Oggi fino all'ultimo minuto abbiamo cercato di non di portare a casa questo risultato, che è importantissimo, perché comunque pure il Monopoli ha dimostrato di essere una buonissima squadra fino ad ora, e quindi rimane tanta soddisfazione di questi tre punti, ma noi eravamo consapevoli che arrivassero da un momento all'altro, perché come ho detto la prestazione della squadra anche nelle altre partite in questo mese che non riuscivamo più a vincere c'erano state, quindi eravamo piuttosto tranquilli, però certo che tornare a casa con tre punti ti leva un peso dalla coscienza sicuramente. Io ho protestato perché c'era almeno, mi sembra Montini fosse, che era in fuorigioco netto e un po' ostacolato il nostro difensore. Io mi sono lamentato di quello, che anche se non aveva toccato subito la palla, comunque era in mezzo, era attivo come cosa. Però ora di episodi ultimamente non ci stanno andando tanto bene, però dobbiamo essere più forti anche di questo, quindi poco importa, perché poi siamo riusciti per fortuna e per capacità a portarla a casa lo stesso. Senti Eduardo, durante questi 4 anni hanno compromesso da capitano nella sfortunata parentesi della Cipella Pro. Lei potrebbe riproporre anche con la fascia al braccio in un futuro molto prossimo, e quindi di restare qui a Cosenza ancora per lungo tempo, oppure è altre prospettive? No, beh, ma certo, no, beh, la fascia era una cosa che mi aveva dato questa responsabilità a Capellacci in questa parentesi poco fortunata, un po' negativa, ma al di là della fascia penso che in ogni caso chiunque la indossi sa che deve avere tante responsabilità, almeno qualcuna in più rispetto agli altri, ma poi quello che cerco di trasmettere io, così come ognuno di noi, deve essere
deve essere qualcosa che spinge, che dà una mano a ogni compagno, a tutti i compagni, quindi che sia indossarla onestamente poco in conto, se la dovrò indossare, anzi sarò onorato di indossarla più avanti sicuramente, perché comunque è un grosso riconoscimento, anche una bella responsabilità. Grazie Edoardo.